È incredibile! Morto a Londra il giornalista Sandro Paternostro. È deceduto un grande italiano che è per noi tutti una lezione di coerenza politica e di rigore morale. Ma chi è Totò? Attate, colonnello, io ho carta bianca e ci si pulisca il culo! Là! Questa è una realtà viva, forte, e che questo giornale può avere a certe condizioni un futuro. 30 secondi, ma si dà da fare alla grande. Vai Scott! Scott è un grande campione. Ravvicinata, certo. Bella. Scott, forza! Forza Scott, è possibile che non si riesca a trovare un'altra lettera, un paio di lettere. Una... 6, 5, 4, 3, 2, 1... Clinton voleva lasciare un'impronta nella storia, ma è affondato nelle sabbie mobili di una situazione senza sbocco. Raffigurazioni demagogiche e anche abbastanza volgari. Ceccio, si è buttato tutto fuori, vai! Sposta il secchio, sposta il... brava, così! Fammi vedere... noi facciamo il tifo per la concorrente, una tragedia tu, Ela! Ci provo! Prova! Delicatamente, con le mani da trota, vedrai che... Ecco! Eccolo Pavarotti, puntuale alle 5 del pomeriggio, arriva insieme alla sua Nicoletta al Ministero delle Finanze. Ed ecco l'incontro con il Ministro delle Finanze, Ottaviano Del Turco. 25 miliardi di tasse arretrate. L'unità chiude per mancanza di fondi. Facciamo qualche ipotesi. Sono entrati forse degli uccelli nel motore, ma... Gerusalemme, il punto di divisione della vicenda medio orientale, è diventata da questione teologica impossibile da... a decidere, da discutere, è diventato un fatto politico. Si è già divisa, si è già suddivisa. Flavia arriva bene. Gemma Nava, Simona Buonaiuto, un ex di Michele Cucuzza. Del morto che non c'era. A un certo punto stamattina si era detto che i morti erano 112 e non 113. Luci! Parte lei. Sì, io non vi sento, spero che voi mi sentiate, datemi un check perché non ho la linea di ritorno. Quindi datemi un check. Motore! Azione! Chi non ha i voti non può fare il presidente. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. And know the tickles I want your extra time in your... Oggi le galline si trovano su uno spazio assolutamente... piccolo che non consente loro neppure di aprire le ali. E questa situazione ha colpito moltissimo l'opinione pubblica, sia dal punto di vista della condizione degli animali, sia dal punto di vista anche, diciamo, della possibilità di avere alimenti migliori da animali che vivono in condizioni migliori. La prima parte dell'emendamento, colleghi, permette alle galline di avere questo spazio.
perché oggi è ancora un po' più piccolo di questo. Quindi non è una grande richiesta ed è la primitiva richiesta della Commissione europea. Guardate colleghi, 798 sono questi, tutta la vita in questo spazio. Il problema qual è? 20 milioni di polli hanno avuto per la malattia aviaria in questi mesi. Significa qui mettere, fuori gioco tutte le aziende agricole e più anche tutto il sistema agroalimentare. Io dico, va bene questo ricepimento, però occorre i tempi, i modi anche per eseguirli. I polli sono diminuiti perché sono immangiabili. Onorevole Fei, prego. Colleghi, su, per cortesia. Colleghi, per cortesia, onorevole Veltri, si accomodi. Allora, onorevole Mussi, per piacere. Bonato. Onorevole Bonato, per piacere. La gallina felice fa le uova buone e che la gallina infelice, tra virgolette, fa le uova cattive. Sono concetti che non stanno né in cielo né in terra. Per quanto qui si vuole barattare un pseudo benessere animale, perché poi vediamo... Scusami, Ferrari, per cortesia si accomodi Ferrari. Presidente... Notti, per piacere. Onorevole Gianotti, per piacere, si accomodi, per piacere. Onorevole Biricotti, su. Onorevole Folena, la prego. In questo modo, in stato di grave difficoltà, il nostro settore avicolo, mi sembra colleghi, che non si faccia un buon servizio all'agricoltura. Sospendo la seduta se non tengo un comportamento tale che consenta addosso agli altri di parlare.